Giuseppe Cimmino è l'architetto di Switch Off. Qual è l'idea portante dell'architettura di questo locale? Beh, l'idea prende vita proprio dal messaggio che Andrea voleva dare, cioè quello di creare un locale dove si interagisce dal reale, non più con i telefonini. Per cui è stato creato un locale che avesse in sé una certa morbidezza, ma che anche negli arredi ci fosse la possibilità appunto di interagire, di conoscere nuove persone, non chiedendo l'amicizia come di solito si fa sui social, ma magari cenando insieme, stando seduti sullo stesso divano o cenando in un tavolo sociale. Il progetto poi ha avuto, ci tengo a dire, grande cura anche dello spazio in cui viene ospitato, quindi tutta l'impiantistica è stata fatta tutta aerea, quindi non sono state intaccate le murature. E c'è una grande tecnologia che non è legata soltanto alle barre, ma è una tecnologia domotica, cioè un impianto domotico che gestisce l'illuminazione nelle varie ore della serata a seconda delle attività, quindi a seconda se si prende un aperitivo, se si cena, se si è per un dopo cena, per una festa e quant'altro. La luce cambia a seconda delle attività. Abbiamo parlato di un tavolo sociale, all'ingresso c'è infatti questa grande struttura in cui ci si può sedere, da che idea è stata mutuata, da dove arriva? Beh, il tavolo sociale è un tavolo che esiste in gran parte del mondo, bisogna avere soltanto il coraggio e magari la voglia anche di sedersi a fianco a uno sconosciuto e magari, se c'è la possibilità, anche conoscerlo. All'ingresso c'è questo grande tavolo sociale, ma se avete visto c'era anche un altro a forma di trifoglio in cui ogni petalo può accogliere diversi gruppi e tra di loro magari interagire. E questa del trifoglio, secondo me, è una provocazione che mi auguro che possa essere raccolta dai clienti che vengono. Oggi l'inaugurazione del locale, a questo punto con lo spirito sollevato il lavoro è stato portato a termine. Qual è la sensazione dell'architetto nel vedere le persone che si muovono all'interno degli ambienti? Guarda, qualunque spazio architettonico, che sia appunto un locale, una piazza, un edificio, funziona soltanto se la gente appunto lo vive. Io auguro a questo locale, così come auguro alla mia città dell'Aquila, una ripresa, il massimo appunto che possa avvenire dall'interazione reale, però non quella sociale dei social appunto.